Eccoci qui di nuovo in diretta dal Palasport Orlando Pietre, categoria Under 11, Under 13 promozionale femminile. Hockey Bassano contro Hockey Novara 1924. Tra poco in pista, foto di rito ovviamente anche in questa gara. Categoria delle più giovani. Bassano schiera numero 1 Alice Belli, numero 5 Anna Bonato, numero 3 Anna Viviana, numero 9 Carlotta Ceccon, numero 8 Olivia Bertoncello. Numero 4 Sofia Prampolin, numero 7 Aurora Campagna e il numero 2 Elena Bendoni. Il Novara schiera il numero 7 Aurora Santoro, numero 9 Aurora Luna Pistori, numero 4 Alice Zanetti, numero 6 Lisa Simonelli, numero 12 Ginevra Sangue Dolce, numero 5 Francesca Pino, numero 8 Sofia Manzin, numero 3 Nadia Canneparo. Tre giocatrici dell'Hockey Novara, Canneparo, Manzin, Pino, Sangue Dolce, Simonetti e Zanetti, tra 2012 con più anni Simonelli e le più giovani Zanetti, Sangue Dolce, Canneparo 2014, 2013 dal Lodi, Pistori e Santoro. Arbitro dell'incontro da Davoli di Modena, mentre l'Hockey Bassano 1954 schiera la numero 1 Alice Belli della Role Bassano, 5 giocatrici dell'Hockey Bassano, Bonato, Vivian Ceccon, Bertoncello e Boligorn, ma che gioca anche nella F2, poi Prampolini del Scandiano, Campagna dal Matera e Bendoni dal Prato. In pista dal primo minuto per il Novara Simonelli con Canneparo, Pino e la capitana, se non erro, il numero 6 Simonelli, Canneparo e Manzin. Tra i pali Ginevra Sangue Dolce 2014, anche lei giovanissima, perché anche Alice Belli della Role Bassano è del 2015. Giovanissima, già dice insomma, dai 9 agli 11 anni in questa categoria. Il Bassano ha perso 3-1 nella partita precedente, 2-1 contro la Lodisa Scandianese, mentre in categoria F1 il Novara ha vinto 2-0 sulla Lodisa Scandianese, quindi una vittoria per Scandianese, una per Novara, 0 per Bassano. L'F2 invece 2, c'è il gol della numero 6, numero 8 Sofia Manzin, ha segnato già un gol nella prima partita, anche Zanetti aveva segnato un gol. Primo gol dopo 1 minuto e 32 nella porta, nell'area di rigore avversaria. Ora Bertoncello, Olivia per la numero 3, Anna Vivian 2014, poi Olivia Ceccon 2013 la capitana. Arriva ancora Ceccon contro la numero 3 Canneparo. Ora Bertoncello. Tiro velenoso, ma riesce a parare Sangue Dolce. Ora la numero 6, numero 5 Anna Bonato, autrice del gol, il primo gol dell'Hockey Bassano 154 in questo torneo promozionale. Canneparo, rovescio morbido, Parabelli, Nadia, Canneparo. Fuori per Manzin,
Manzini, classe 2013, due gol in questo trofeo promozionale. Ora Simonelli, il suo tiro fuori. Ancora Manzin, come detto nella partita precedente, una attenzione, però il tiro di Bertoncello, una pallombella che rischia di confondere le idee al portiere, l'estremo difensore piemontese. Come dicevo, il Novara, dopo i fasti del 32 scudetti, dell'estremo alto livello che ha vissuto per 5 decadi, 6 decadi, una storia centenaria, ha poi negli ultimi anni deciso di investire il suo tempo e i suoi denari anche nell'hockey giovanile, con questo settore femminile che sta costruendo proprio questo bacino di giocatrici, e sicuramente le rivedremo presto nelle massime categorie, ovviamente col passare degli anni. Bertoncello recupera questa pallina ai danni della numero 5, Francesca Pino. Una pallina ancora a Manzin, Sofia Manzin, diagonale, arriva anche a supporto la numero 6 Simonelli, ma trova preparata la piccola 2015 Alice Belli della Roller Bassano. Caneparo per Pino, recupera la pallina però il tiro di Elena Bendoni, 2012 della Hockey Prato. Praticamente sono iscritte delle squadre, 7 squadre in questi tornei femminili promozionali. Alcune atlete però sono singole nei vari club nel giro dell'Italia. E la, i tecnici della promota hanno diviso le giocatrici in base all'età, all'esperienza nelle varie squadre, avendo così la possibilità di giocare assolutamente un torneo di questo genere. Sono 3 o 4 partite, ma 2 o 3 partite, però insomma vale la pena giocarle anche con un'altra maglia per aumentare l'esperienza, che non sarà, sarebbe così facile poi durante una stagione magari in una, un contesto assolutamente misto come quello italiano. Ora Anna Bonato recupera la pallina a bordo balaustra, ancora Bonato per Bendoni, autrice di un bel tiro pochi minuti fa, cercare il pareggio. Ora Vivian, tentativo debole, recupera Manzin. Pallina al centro per la giocatrice, la compagna di squadra, ossia Elisa Simonelli, riesce a deviare. Sofia Manzin recupera la pallina, Olivia Bertoncello. Bertoncello con un rovescio che sfiora la porta avversaria. Ora è entrata anche la scandianese Prampolin Sofia, lotta con la numero 5 Pino, che spara avanti la sfera, cercava forse anche la Manzin, molto attiva la numero 8. Allora, Prampolin, un bel rovescio para De Logu, sempre Simonelli sull'angolo sinistro, poi Manzin, tiro di Manzin, un altro rovescio morbido, raccoglie anche questa pallina in velocità.
poi Simonelli perde la pallina, però Manzin rientra in gara anche autore a Santoro del Lodi, classe 2013. Cade Sofia, recupera la pallina la giallorossa, tiro alto. Esce Nadia Canepparo ed entra un'altra giocatrice, insomma un'altra giocatrice dell'Hockey Novara, numero 4, Alice Zanetti, 2014. Olivia Bertoncello lotta con Simonelli, tiro in ballaustra. È andata anche Aurora Campagna, Lucana della HP Matera. Prampolini per Bendoni, in area c'è Campagna, ora Bendoni, Campagna, il gol, l'1-1, 8:58 della Lucana. Si raccoglie gli applausi anche della sua panchina, di queste ragazze che ho conosciuto stamattina. Le ho conosciute oggi le ragazze, qui è rimasta lì in attacco e il gol 1-1. Al gol di Manzino risponde Campagna, la materana. Ora Manzina, poi Simonelli, è stata la pallina ancora da Campagna. Ora Simonelli, due da fare, anzi al numero 4 Zanetti, Manzin. Cade Manzin, recupera Prampolin, Prampolini Sofia, classe 2012 del roller hockey scandiano. Allora Manzin contro Bertoncello, il 2 numero 8. Olivia lotta in panchina, Ota e Chiara Marchesina, che Giorgia Ferronato, due allenatrici del settore giovanile giallorosso. Da Santoro per Manzine, sempre attivissima la numero 8 piemontese. Prampolini sulla zona destra, serve Bertoncello, apre per la numero 2. Ora la Bendoni a cercare ancora la Campagna, si gira, attenzione, ma Manzin è veramente sul pezzo, come mai abbiamo visto anche nella prima partita. Tiro fuori, nella conclusione ravvicinata. Esce Simonelli ed entra la lodigiana Aurora Luna Pistori, 2013. Ora Campana, scusa, Campagna, fuori, suo tiro ci prova Santoro, tiro Belli, para, pallina che rimane lì, Belli è attentissima. Ora Bertoncello sulla destra, Olivia dietro porta, minuziosa, sto tiro che termina fuori dalla porta e sulla rete. 11:51, il time out richiesto da Fabrizio Mastroperro, forse l'abbiamo ricordato prima, è l'allenatore dell'Hockey Novara, uno insomma che ci ha dato l'ultimo periodo, ci ha dato dentro con l'hockey femminile, Luigi, l'allenatore della Molfetta, l'allenatore riprendente dal Molfetta. Ha sposato un po' il progetto Locke Novara da diversi anni,
e dopo della sua carriera hockeystica in Trabassano e altre squadre qui della Nord Italia, dopo insomma, tanti anni col Molfetta in panchina, anche Beppe Farinola, tecnico ex del Correggio e della zona lombarda, ma anche tecnico promote in pista. Qui facciamo ora capito di chi c'è in pista. Ora Pernovale ha fatto diversi cambi, c'è Manzin, è ritornato indietro Caneparo, poi Pistori e Santoro, mentre per le giallorosse che si abbracciano dopo il time out. Intanto anche la numero 2 la conosco da poco, ma ho visto un abbraccio di Ceccon su Bendoni, veramente particolare questa cosa. Poi Bonato, allora Caneparo, pallina fuori, tutta Bendoni, pallina rimane lì, traversa il Caneparo sulla pallina che era capitata sul bastone, parata di Belli, e pallina che si stampa sulla traversa. 1-1 ancora il risultato qui alla Palpadovando Pietri, questa ultima partita della femminile. Poi spazio al Promota KP con due sfide serratissime tra zona 3 contro zona 1 che decideranno probabilmente il terzo posto, anzi più che probabilmente, visto il risultato che sta arrivando dalla 17 a Mirandola, il 5-0 della zona 1, della zona 2 contro la zona 5, che completerebbe insomma il binomio zona 2 contro zona 4 nelle finali di domani, queste che non sono delle finali vere e proprie, però sono per la classifica, decideranno per la vittoria del Tromonto, decideranno queste tre sfide a tre orari diversi. Poi tra l'altro una alle 10:30, una alle 13:45 e una alle 16. Per la femminile domani avremo ben 5 gare. Per la femminile Bassano, questo Bassano ci è andato contro Novara, F1, F2 Rolle Mazzara contro Hockey Novara, poi Rotazione Scandinese contro Bassano, F1, F2 Correggio Bassano, poi F1 Scandinese Novara, l'ultima gara dell'attività promozionale. Abbiamo visto una conclusione ancora di campagna, parata dell'estremo difensore Sangue Dolce. Pistori non riesce a liberare, ora Ceccon, tiro dalla media distanza, sibila il palo, recupera la sfera Novara, vuole chiuderla il primo tempo in vantaggio, ma Caneparo non riesce a trovare Manzin in contrattacco con i Belli, tripla parata per lei. Ora Bonato della Bedoni, Vivian, anzi era Bonato, Manzin, ultimi 10 secondi, Manzin per Caneparo, per rimane lì, c'è corna, questo rapido contrattacco, il tiro palo esterno, finisce qui il primo tempo 1-1, il gol di Manzin, risponde Andorra Campagna da Matera, KP Matera. Finisce qui il primo tempo, 4 minuti, poi torniamo online per gli ultimi 15 minuti della femminile in questa seconda giornata da Correggio durante la manifestazione promotta HP.
Da lunedì esce la conferenza stampa di tutti i giocatori. Anche l'abbiamo fatto qualcosa. Farà la fissera secondo me. Torniamo in diretta dal Palla Dorando Pietri di Correggio per il secondo tempo di questa partita, quella molto accesa tra Hockey Bassano 54 e Hockey Novara 1924. Prampolini para Sangue Dolce. Caneparo e Manzin, ancora lei, il gol di Manzin subito in apertura dopo 41 secondi, una conclusione sulla sinistra, città purtroppo libera di poter tirare la, anzi non è, non ha segnato lei, ha segnato la numero 6 Simonelli. Esatto, Simonelli e non Manzin, un po' la chioma aveva, non ha fatto vedere il gol, il numero completo, quindi è stata Simonelli che è entrata in area, ha tirato questo tiro sulla sinistra e ha sorpreso Belli. Ora Vivian, il tiro fuori di poco, anzi secondo me è Bonato, no, Vivian. La Belli si distende sul tiro della Novara. Simonelli cercava Caneparo al centro dell'area. Nadia Caneparo numero 3, con un vistoso cerotto nella fronte. La squadra di Marchesini e Ferronato cerca di riaprire il match, comunque di entrare nel pareggio come se fosse nel primo tempo con il gol di Campagna. Ora Bendoni da Prato, Elena Bendoni numero 2, serve Sofia Prampolini da Scandiano, recupera la pallina però da piemontese con Manzina, al centro per Simonelli, vicinissimo al gol. Novara ancora, bello scambio veloce, ovviamente l'intervallo è servito a chiarire un po' le idee tra le due, trovare degli spazi supplementari, cosa che non era concesso il Bassano così sovente. Ora ancora Belli si distende, arriva Simonelli, non riesce a centrare lo specchio della porta. Caneparo, ma non va la sua conclusione offensiva, si perde anche questo contrattacco delle giallorosse, c'è evidente fatica. È arrivata a questo punto dopo due partite giornaliere, una pista larga come quella del Correggio. Ora Caneparo, un rovescio morbido, parla ancora Alice Belli, 9 anni, il numero 5 ora in area, attenzione ancora lì, rimbalzo, attenzione Prampolini, para Sangue Dolce, Anna Bonato ci aveva provato, notizia del gol nella prima partita questo pomeriggio. Pino, Francesca Pino non è riuscita a passare la pallina alla compagna, arriva Sofia Prampolini in balaustra, Sofia per Olivia Bertoncello, nelle migliore, almeno quello che abbiamo visto qui fino adesso, dell'Hockey Bassano 54.
la più attiva, la più utilizzata anche da Marchesini e Ferronato. Ora Prampolini dietro porta, si gira, Bertoncello contro Manzin, il numero 8, Simonelli, Bertoncello, quindi Simonelli, era Manzin, ancora Manzin, tiro vicino al palo. Ora Elena Bendoni di Prato, tiro diagonale, arriva Prampolini ma perde l'aggancio alla sfera. Lotta Simonelli, autrice del 2-1 a inizio secondo tempo. Canepparo al centro, non riuscita a concludere l'intervento prima di Vivian, poi di Bertoncello. Bertoncello, rovescio parato da Sangue Dolce. Francesca Pino ha neutralizzato il contrattacco vicentino. Ora Bendoni per Prampolini. Prampolini ancora lei è un, anche lei è un rovescio. Arriva Vivian, para Sangue Dolce, la numero 3, Anna Viviana, 2014, una conclusione ribattuta abbastanza chiara. Ora ancora lei, ma intercetta Simonelli, anzi Manzin, Manzin sulla destra, al centro c'è Simonelli, ancora Manzin. Ora Bendoni, ancora il gol di Elena Bendoni, l'ennesimo rovescio morbido. Questa volta Sangue Dolce non riesce a intervenire, la pallina esce, Bendoni, Elena Bendoni ha segnato, Bendoni. Quindi 2-2 all'11 e al 7-10. Time out, l'ho chiesto probabilmente sì dalla panchina di Mastropiero, un gol che non si aspettava, Locke Novara, che aveva anche impensierito parecchie volte il portiere della Roller Bassano, ma due o tre volte con un rovescio, prima di Bertoncello, poi di Bendosi, Bendoni ha segnato i due gol. Tanto hanno segnato due gol in questa partita, due gol non da due bassanesi ma una materana campagna e da la Pratese toscana. Bendoni, tanto nell'altra pista, zona 2, vince 11-1 contro la zona 5. Il Bassano che manovra l'azione difensiva con il Carlotta Ceccon, la capitana delle giallorosse. Ora tiro
Sentiamo porte sbattere, ma qui non arriva l'aria. Assolutamente difficile qui che arrivi. Ok. Ingaggio a 2 ora nella parte bassa della pista, 6 minuti alla fine, 2-2. Divertiti. Scivola Bertoncello, recupera il Pistori. Ora Simonelli, anzi Manzine contro Bertoncello, la meglio la Veneta. Olivia, anzi Carlotta, c'è Conna, no, Bertoncello che è ancora in pista ma non è in attacco in questa maniera, in questo momento. Tiro di Bendoni, un altro ci ha riprovato con questo tiro, un rovescio morbido. Questa volta Samuel Dolce ci mette una pezza, ora pallina ancora rimane lì, Canepola non riesce a deviare sul tiro veloce ancora di Manzin. Sofia Manzin, classe 2013, 2 gol in questo torneo, 8 gol in campionato. Il Simonelli in centro, rimane Pallini, ma non riesce a arrivare. La numero 3 Nadia Canepola ha avuto già 3-4 occasioni per cercare di deviarla. La numero 3 Pistori non riesce a controllare la sfera. Ancora Pistori, Aurora Luna. Ma Bendoni sulla destra, ancora questo tiro insidioso, dove c'è la parata di Sangue Dolce a spedire la pallina in balaustra. Ora c'è con Carlotta, c'è con rientra che Campagna al posto di Bendoni, autrice del primo gol. Ultimi 4 minuti, Aurora Luna contrattacco con Simonelli dall'altra parte, attenzione Simonelli, ma intercetta Olivia Bertoncello. Ora la numero 8, pallina che schizza il balaustra. Poi Aurora Campagna, la Materana che si arrabbia addirittura per questo tiro. Ovviamente ci mettono una passione e una voglia queste ragazze. Veramente incredibile. Ora c'è con tiro decisato da Pistori, recupera Pino, Francesca Pino, lotta Simonelli con Vivian Anna. Simonelli fuori per Pistori, attenzione, libera Campagna, era lì che attendeva il passaggio, uno schema estremo per il Bassano per cercare la vittoria. Rimane ancora avanti Campagna, rimane lì da sola, ora viene marcata da Pistori, una lodigiana come Santoro 2013 entrambe. Ora Bertoncello per il numero 5 Anna Bonato. Simonelli, Simonelli non aveva mancato un po' innovare in questi 10 minuti, poi il pareggio. Vedete la stanchezza regna sovrana. Bonato, Manzine da dietro, vediamo se ci sarà questo contrattacco. C'è un cambio volante per Bassano, attenzione, c'è un buco. Manzin, ancora Manzin, con Simonelli in centro area. Simonelli, ma tiro troppo forte, non riesce a deviarla la capitana dell'Hockey Novara. Vediamo anche Laura Minuzzo a bordo pista insieme a Tommaso Colamaria, la prima responsabile del settore femminile Hockey Pista, secondo delle responsabili delle nazionali Hockey Pista.
Ora Sofia Prampolini, tiro fuori! Ora ancora Sofia, palo, traversa! C'era però il guantone, secondo me, anche di Sangue Dolce. Ora Santoro. Santoro, questo tiro viene deviato da Licebelli. Ora Anna Bonato contro Aurora Luna. La spinta avanti, pericolosissima. Ora Bonato. La recupera Manzin, attenzione Simonelli, Manzin era libera Simonelli, che poteva sbattere la prima in rete, invece ha voluto insistere sul primo palo e Parabelli, la giocatrice a 9 anni, classe 2015 della Lolle Bassano, una delle più piccole di questo torneo. Ultimi 50 secondi per cercare la vittoria. Canepparo viene stato uscito da Bertoncello, Sofia Prampolini, Iscandiano. 2012, lotta insieme a Manzin, Sofia. Due gol in questo torneo, si atterra, c'è il fallo di squadra. Primo fallo di squadra della partita. Ora ancora Sofia Manzina, ultimo possesso, c'è l'immunale Simonelli, tira il gol, il gol di Manzin, il terzo gol del torneo. È un tiro che forse voleva anche farlo prima, è venuto fuori in questa occasione. Bellin era impossibile parare questo tiro dalla media distanza. Simonelli voleva il passaggio centrale, era libera questa volta, però Manzin ha segnato il gol definitivo e la vittoria, la prima vittoria della Novara, 2-0, anzi 3-2, scusate, due gol di Manzin, uno di Elisa Simonelli. Aveva pareggiato prima Campagna, poi Bendoni, il 3-2 finale per il Novara, quindi in F1, seconda vittoria del Novara, una della Scandianese. Finisce qui questa giornata per il settore femminile promozionale. Batti 5 a tutte e due formazioni tra le ragazze, noi ci prendiamo qualche minuto, poi ritorniamo in diretta con Gabriele Pellizzaro e Francesco Ferrari per le ultime due partite, zona 3 contro zona 1, alle ore 19:45, c'è un quarto d'ora, siamo tornati in orario, avevamo in ritardo di un quarto d'ora qualche ora fa, siamo tornati in orario, poi alle 17, alle ore 21, zona 3 contro zona 1, sempre Gabriele Pellizzaro e Francesco Ferrari. A Stefano Zamperini un caro saluto e un caro abbraccio, che insomma rivedere queste ragazze qui in pista fa solo che piacere, e sicuramente le rivedremo in pista domani sicuramente, ma anche nei prossimi anni. Un saluto e a presto, sempre in diretta YouTube Fisero Hockey Pista.